E benvenuti ad una nuova puntata di Indifferenti. Siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Io sono Francesca, insieme a me ci sono tutti e due questa volta. Che ciao, bello! Ciao ragazzi, sono mancato? No, lo so, però no, vabbè. No, non ci sei mancato per non niente. Non avremo stasera Roberto Ormanni. Non che sto dicendo? Che stai dicendo? Non l'avremo stasera, ragazzi. Vabbè, buonasera. Avremo Joe Maccarone, io volevo sì, dire in realtà. Purtroppo devo avvisare chi mi segue che il mio tentativo di uccidere i miei collaboratori non è ancora riuscito, ma ci sto provando. Sì. Quindi quando leggerete il mio nome sui giornali come serial killer, no, pluriomicida, che ci ha abbandonato. No. Ignorolando. Nino, come sempre, visto che tu sei bravissimo nelle presentazioni, ti affido il compito di presentare sì. I nostri ospiti. È un compito importante. Ok, ci sono allora Francesco, però la base musicale è scritta da Hans Zimmer, solo per noi. Sono ritornati, sì. Perché questa volta hanno portato qualcosa di speciale. Non sono venuti a mani vuote. Avrei qualche dubbio. Vabbè, Francesco, non essere sempre così pignola. Abbiamo qui con noi Roberto Ormanni e il Quartet. Ciao ragazzi, Francesco, devi sapere, mi ha fatto dire a me il titolo, cioè il nome del brano, sendo a me, del gruppo, perché pensava che io sbagliavo con il, quindi, però ho sbagliato con titolo e brano. Mi devo mettere alla prova, devo capire se siete in grado di poter continuare a fare questo sono programma. Sono tirocinanti, esattamente. Allora ragazzi, bentornati, noi siamo contenti di avervi di nuovo qui. È tutta noi la felicità. Allora. Prova. Okay, c'è una persona in più oggi. Ciao ragazzi. Quindi io direi di presentarvi individualmente di nuovo, così conosciamo anche la vostra new entry. Mi sembra giustissimo. Allora, noi già ci conosciamo, iniziamo dalla... No. Ah già. Facciamo il giro completo. Vabbè, io sono Marco Norcaro, il batterista, che già stavo prima, non lo voglio dire perché non sono io il nuovo, quindi... Poi al lato destro io sono Enrico Lanzuolo e sono con la tromba, e anch'io c'ero già prima, quindi niente di nuovo. Che figa la tromba, a figurone. Poi qui alla mia destra io sono Roberto Tricarico, fondatore, uno dei fondatori. C'eri tu l'altra volta? Non mi ricordo. No, aveva più capelli. L'altra volta cioè aveva i capelli. Avevo più capelli e suonavo il sax. Ma passato alla chitarra. Ecco. E poi new entry. Finalmente. Antonio Barberio al contrabbasso. Però, e poi avete sempre il vostro Roberto Ormanni. Sì, ma sono pensato di cambiare. Noi facciamo una cosa, Marco Santoro al campanello. No, aspetta. E noi invece presentiamo la nostra formazione. L'altra volta io non c'ero. Ero malato. Voi avete due nuovi, mi sembra. Noi ci sono sempre stato, solo che stavo un po' male. C'era un ragazzo metallaro. Sì, era il mio aiutante. Era l'ottimo Carlo Massa. Quindi abbiamo all'ansia Francesca, e Emilio Nino e la new entry che non è al campanello, ma... In realtà non si è capito quale sia il mio ruolo, però... Sei il nostro facchino, è il nostro tuttofare. Il nostro factotum. Allora, visto che Marco continua a lamentarsi, fai tu la prima domanda ai nostri ospiti. Mostraci quanto sei bravo e preparato sui Roberto Ormanni e Corte. Ma in realtà adesso forse vi chiederò cose che ci ha chiesto Francesca quando siete venuti l'altra volta. Noi ci ricordiamo tutto, quindi non sbagliare, No, volevo la lancio proprio così, proprio la butto la buccia. Volevo sapere come nel vostro rapporto con la scena, insomma, da dove venite. Dove siete? Di Napoli, giusto? Sì. E come non sottilizziamo. Com'è il rapporto con le altre band di Napoli e cosa ne pensate in generale? Perché di solito, sai, ci sono sempre... La sappiamo! No, perché sai, di solito ci sono sempre delle contraddizioni, delle varie, tra virgolette, sempre scene, quindi... Chi ha detto terza cosa? No, diciamo che io penso che...
Stai parlando quello serio? Hai detto terza classe? No, no, chi io no. Terza classe? Nessuno, io. No, no, di fondo... Aleggia nell'aria lo spirito della terza classe. Quello sempre. No, diciamo che secondo me, appunto, il in realtà... Pipito, non ho capito, come fatto un pipito. Siamo già degenerati, ragazzi. Dopo, dopo la prima domanda, adesso ho degenerato, ragazzi, e dai. Dai una risposta di convenienza. No, guarda, è una domanda molto interessante perché mi trovavo a ragionarne proprio ieri sera con Marco che ci siamo fermati a chiacchierare dopo le prove. Credo che non è vero, in realtà ieri non abbiamo neanche provato. No, a parte gli scherzi, secondo me a Napoli in questo momento noi appunto lavoriamo là, suoniamo là, ci muoviamo sui palchi di Napoli soprattutto, quindi non mi sento parlare a nome di tutta la Campania, ma a Napoli, sì, infatti quello intendivo. Infatti a Napoli sentiamo almeno noi, anche Marco, come ci siamo confrontati ieri sera, una grande connessione e sinergia tra la gran parte dei gruppi, cioè c'è una rete fortissima che siamo cresciuti in questi anni sostanzialmente tutti insieme, chi più grande, chi più piccolo, però alla fine abbiamo condiviso stessi palchi, stessi festival, stesse rassegne, in alcuni casi stessi ambienti in cui ci siamo formati, perché proprio l'altra mattina stavo all'Istituto Pontano, una scuola, un liceo di Napoli, e ci avevano invitato come cantautori per suonare alcuni pezzi e per tenere, diciamo, una discussione con i ragazzi, a me, a Andrea Tartaglia e a Tommaso Primo, che tutti e tre ci siamo formati in realtà nella scuola Gem Factory a Via Toledo con Oscar Montalbano e Simone De Felice, ma questi sono soltanto tre nomi, tre piccoli esempi, ma in realtà abbiamo condiviso percorsi, come dicevo prima, Francesca citava le Isole Minori Settime, cioè Enzo Colursi, per primo c'era Roberto Ricari che mi fece conoscere Enzo Colursi veramente anni fa quando aveva il suo progetto solista, poi abbiamo conosciuto Alessandro Freschi, Lorenzo Campese, ma questi per dirne alcuni, ci stanno tantissime realtà e ci sono tantissime situazioni in cui si crea una sinergia positiva, secondo me. Una delle ultime esperienze, per esempio, è quella di Camera d'Autore che si sta muovendo a Napoli, che di fondo fanno una cosa banale, sostanzialmente semplice, cioè danno una serata, danno un cantautore di riferimento a cui dedicare la serata e poi si alternano i cantautori che si propongono, alternando un pezzo dell'autore a cui è dedicata la serata e un pezzo proprio. Ma sono situazioni in cui c'è un clima talmente sereno, secondo me, un'atmosfera di condivisione sincera, ed è bello perché poi effettivamente poi noi abbiamo fatto la presentazione alla Feltrinelli, per dirti, dopo qualche giorno che eravamo andati a Camera d'Autore e c'erano i cantautori che stavano per esempio a Camera d'Autore. Sì, è bello, cioè c'è uno scambio positivo, ti ripeto, non parlo poi chiaramente di, ci stanno poi chiaramente, magari uno si sta sulle palle con uno perché magari per fatti personali parliamo subito della mia entry, no? No, vabbè, ma al di là di tutto, cioè, nel senso, secondo me c'è una reale... un supporto, capito? Quello sì. Intendo, perché magari c'è un supporto, uno dice, ah sì, voi siete fighi, però in realtà non lo so, invece no, invece... E secondo me, anzi, qualcuno, no, non voglio fare nomi, però qualcuno vuole vendere una cosa dicendo... Cioè, settorializzando questa cosa, cioè creando dei nuclei, delle sacche, dicendo questi cinque possono essere tutti sullo stesso palco, tutti gli altri in realtà no. Ok, tipo fanno magari una rassegna, un festival, invitano quei cinque gruppi perché più o meno condividono un certo target e dicono loro sono il nuovo power di Napoli. Esatto, e tutti gli altri però no, di fondo non contano niente. Invece questa secondo me è una storia che non è proprio giusta e veritiera, perché anzi in realtà c'è molta condivisione che da quei cinque sicuramente, fra quei cinque sicuramente, ma da quei cinque che arriva anche a tutti gli altri in maniera profonda, molto profonda. E se posso aggiungere una cosa? Ma devi. Noi abbiamo pure, almeno noi, dico persone che suonano, ma credo pure voi ragazzi che lavorate, diciamo, con i musicisti, con gente, con ragazzi che suonano, che c'è anche più un pubblico molto più propenso ad ascoltare la nuova musica emergente. Io per esempio, io come credo Roberto Tricari, ma pure come Antonio, come tutti noi veniamo da un percorso che abbiamo iniziato con le cover, quindi noi suoniamo tutti. I cazzi nostri, diciamo, da un sacco di tempo, però cioè, prima non c'era, no, assolutamente non c'era questa educazione all'ascolto di un nuovo genere emergente. Può essere che sia una moda passeggera, non lo sappiamo, speriamo di no. Però intanto è bello pure vedere che dall'altra parte c'è anche gente che è disposta ad ascoltare un gruppo che non sia soltanto il Ligabue di turno o il Marco Mengoni uscito da X Factor. Però vedi, questa è una cosa, vedi, rispetto all'anno scorso,
che la risposta era diversa, è cambiato qualcosa. È positivo, perché la risposta alla domanda qual è il limite del musicista emergente al giorno d'oggi era il pubblico. Vuol dire che comunque qualcosa è cambiato in un annetto. Ma perché è venuto Antonio? Parliamo di Antonio, parliamone. Allora, questa new entry, come è entrata? Come siete venuti in contatto con questo personaggio con gli occhiali? Gli occhiali, ah, sole. Sì. Sono miei, sono di Aranzolo. Che lui ci tiene allo stile. Ma. E soprattutto, qual è l'apporto che ha dato musicalmente ai Roberto Ormanni e il Quartetto? Quando venimmo qua, quant'era? Un anno fa, qua in radio, eravamo in una fase di profondo cambiamento, se non addirittura di implosione del gruppo. Cioè, avevamo perso un pezzo di vita, di percorso, che appunto era il bassista che suonava con noi. E in qualche modo, quindi, appunto, era una fase di transizione in cui non ci eravamo fermati, perché non ci piace fermarci a prescindere, però sentivamo in qualche modo un'esigenza di riempire questo suono, di continuare a costruire, a ricercare qualcosa di nuovo. E quindi qua forse più Roberto potrebbe, nel senso, è stato lui poi il ponte forte, perché loro due erano quelli che si conoscevano. Io Antonio lo conoscevo come no, vabbè, come in realtà titolo. io ho portato Antonio perché è un amico mio all'università, però io sono stato anche quello che, diciamo, sono stato poi quello che l'ha portato, ma sono stato anche l'elemento che ha ritardato maggiormente il nostro tornare ad avere un basso, eccetera. Comunque, perché fondamentalmente io un po' li bloccavo, diciamo, vabbè, ma suoniamo un po' acustico, così, perché non mi andava di piana persona, anche amica, però che non avesse, diciamo, con la quale non c'era un feeling particolare. Poi è arrivato Antonio, lui era bassista dei Barabba, un gruppo abbastanza serio, e lo vidi una volta che stracciava i manifesti della terza classe. No, allora dissi, vabbè, ma tu sei il nostro uomo. Ciao Rolando! Perché? Ah, vai, ammazzato! Dalla camera, sta là. A proposito del fatto che noi gruppi ci tutto distrutto. No, si scherza. Perché? I manifesti c'è stato un disguido una volta mentre provavo il contrabbasso del contrabbassista. Ciao Rolando! Mi disse che avevo le mani rigide. Questa cosa proprio non... Fai il pugno alla telecamera. Non mi è andato molto mai nel video dopo facciamo. Bravo, bravissimo. Allora, Antonio, come ti trovi? Vabbè, però si scherza, non è che muove. Però la cosa... Saluto adesso in America. Salutiamo i ragazzi. Infatti, abbiamo sempre un buon ricordo della loro... No, ma si scherza. Poi sono problemi di Antonio. Cioè, il quartet non ci c'è. Comunque dovrebbe essere una lega, quindi siamo tranquilli. Sono un po' permaloso, le mani rigide, no? Anche io al tuo posto avrei fatto la stessa cosa. Comunque, ribadiamo il problema di Antonio. Noi... Anto, come ti trovi in questo gruppo favoloso? Bene. Ti maltrattano? Sì. No, a volte no, mi picciano un po'. Come se l'ha trattato? Lo picchiate? A volte sì. No. Niente, si trova molto molto bene. Come diceva Roberto, comunque ci tengo a sottolineare, infatti, cioè, come al solito con noi, come già forse si diceva un'altra volta, noi prima di essere un gruppo di musicisti siamo un gruppo di persone che condividono comunque un percorso di vita, sì. Certo. Cioè, passioni, sogni, speranze, cioè, nel senso, come ci troviamo bene su un palco, ci troviamo innanzitutto bene attorno a una tavola a chiacchierare. E quindi con Antonio sì, cioè, c'è stato un feeling forte, perché innanzitutto come persona è entrato nel nostro mood in qualche modo, e poi il supporto non è stato, cioè, Antonio è forte. Vediamo quanto avete imparato a conoscere Antonio in questo periodo, quindi uno alla volta ci direte. Francesco, perché non vuoi fare questa domanda? Perché senza introdurre quella cosa? E allora introducilo tu. Allora ragazzi, c'è un problema. Francesco sta per farvi una domanda che carica d'ansia. L'altra volta io non so se c'era un campanello, no. Quindi questo campanello serve comunque a dare una quantità che va da zero a infinito.
dell'ansia che provoca Francesca sulle persone che vengono qui in radio. Quindi quando avete caldo o quando l'ansia di inebri... un test dovete fare come ha fatto lui, cliccare sul tipo, questo è uno, sì, un livello d'ansia. Più forte cliccate, più l'ansia sale. Quindi la campanella si rompe. Aiuta. Si dice suonate, non cliccate. Usa i termini giusti se vuoi parlare lo bene. Clicchi, non lo suono. Allora. Premete. Allora, premete anche. Spremete. Come... Spremete, no. Allora, visto che Antonio è entrato a far parte del vostro gruppo, vi trovate bene, c'è feeling, quindi ora avete l'opportunità di dire ad Antonio quali secondo voi sono i suoi pregi e i suoi difetti. Cazzo, quali sono i pregi suoi? Antonio è in ansia. Chi comincia? Marco. Allora, un pregio di Antonio. Iniziamo dal pregio, così capito, chiaramente la butti di sorride. No, il pregio di Antonio è che è un musicista, secondo me, molto versatile. Nel senso che lui comunque ha un gruppo con cui fa rockabilly, che sono i Barab, appunto, come abbiamo detto. Che suona il contrabbasso in questo gruppo, però come lui suona il contrabbasso, che il rockabilly chiaramente è un genere molto, sì, movimentato, completamente diverso da noi, però si sta piano piano, si è molto adattato alle nostre dinamiche, che sono chiaramente un gruppo cantatoriale molto più, chiaramente molto più dolce come cosa. Difetti, Antonio è tipo, Antonio ma fa una serata... Quanto ci ranna? Quanto ci pagano? Non è un po' un difetto, è una cosa così. È divertente ogni volta. Tanto dobbiamo andare a suonare per la chiesa. Quanto ci ranna? Però può essere anche un pregio, che lui comunque vi riporta la realtà. Dice, ricordatevi che comunque è importante anche il guadagno. Sì, beh, infatti. No, dico così. Fino a mo' tutto a posto, Antonio. Sì. Vai Valanzuola, dai. Io, madonna che bello. Valanzuola viene, cioè praticamente l'opposto. Spieghiamo questa cosa, che nelle dinamiche del gruppo Valanzuolo è l'antitesi, no, sì, l'antitesi è di Antonio ingresso, è l'anticristo di Antonio, perché mentre lui è un rockettaro pazzo, Valanzuolo viene dal jazz, è di rock proprio, quindi sono il diavolo e l'acqua santa, chiaramente parlando in musica stiamo parlando. E poi sei anche il penultimo, tu lo puoi maltrattare. Io lo posso, è vero, perché io ormai sono in terra, posso permettere. No, ma infatti lo maltratto. No, vai, vogliamo sentire. Dice, Enrico. Parla. Ma come pregi io mi ci trovo bene, fa dei punti, cioè, fa dei gesti. Allora, sudando tantissimo, quella è la febbre. Io sono la febbre? Allora, come pregi io mi ci trovo bene a suonare, nel senso che si subisce le cazziate e si sta, nel senso che poi io tendo a fare un po' di cazziate ogni tanto, ma come le faccio a tutti. Il Marco è la mia vittima preferita, però. E quindi, nel senso, quando poi vedo che una cosa non va e glielo si dice, è una persona che è prontissima a fare quello che dici, non che io dica la cosa giusta, però secondo me andrebbe fatto così. Come difetti è che prende delle lunghe pause, non a livello musicale, a livello proprio cerebrale, che non riesco a che spesso non riesco a entrarci e quindi devo aspettare. Questa è un po' criptica, però se alla fine della serata, dell'intervista, yes, te ne accorgi. Ok, quindi ne tengo conto. Facci caso. Intanto quando vedi il vuoto, non gli chiedere niente perché non riesco a fare. Ma Antonio in verità è rimasto ancora. Buonasera, benvenuti. Antonio è ancora in macchina. Dopo Tufino scendiamo. Tufino. Il paese dei miei nonni, Tufino. Salutiamo tutti gli abitanti di Tufino. Lo era Tufo, no, Tufino. Ah, vabbè, salutiamo lo stesso. Pensavo che era un diminutivo, capito? Dopo Tufino. Ma Tufo, il paese dei miei nonni, invece no. Quello picco, Tufino. Allora. Non ho parole. Non ride, dai. C'è già quella che sono appena arrivati qua. Allora, no, vabbè, andiamo avanti. Per quanto mi riguarda, sicuramente
un pregio di Antonio è che una persona è un componente. La persona dice sempre sì, sempre propositiva, sempre voglia di fare, intorno mi servono fatte, sì, mi accompagno, cioè sempre a disposizione. Un difetto, non lo so. Dobbiamo trovarne uno. Mi hanno già detto. Se dobbiamo trovarne uno, ogni tanto, proprio per il suo dire sempre sì, diciamo, potrebbe anche tornare un po' prima la sera a casa e mettersi a studiare il giorno dopo. Io poi sono compagno di università, quindi. Ehi, ma quanto c'è anche... Quest'università. Quest'università, ma purtroppo l'università non è pagata al momento. Quindi... Non mi pagano per andarci, quindi. Però studia, cioè comunque è serio studio, perché da, però ogni tanto sai, queste serate, queste notti infinite, sai, notti brave, queste notti brave molto frequenti, in valle. Vabbè, fa la vita d'artista. Sì, vabbè, ma è un artista, ma lui è un artista anche nel, noi siamo elettronici, è un liutaio, Antonio è un liutaio, se avete bisogno di strumenti chiamate, costruisce con lavorelli. Centralese impazzito, lavora in legno, è bravo con l'elettronica, aggiusta amplificatori, quindi c'ha un talento anche in quello, artistico anche in quello. Quindi ma deve parlare il capo, devi fare il riassunto. Il boss. Allora, lo approvi o no? No, allora, ricollegandomi con questa cosa che Bob ha evidenziato come spirito di Antonio, cioè Antonio è proprio per me appunto, cioè l'incarnazione dello spirito libero per eccellenza, infatti penso che abbia portato anche in questo una grande ventata di freschezza, cioè per esempio noi fino a prima che suonasse con noi non avevamo mai concepito per esempio il fatto di andare a suonare più spesso in mezzo alla strada, così a cappello e così così. Antonio invece anche per questa capacità appunto di adattarsi, viste le sue capacità di costruzione di amplificatori e così così, ha detto no, voglio, noi possiamo farlo, e quindi ci ha portato tante volte, ci ha spinto a farlo, e siamo usciti tante volte a suonare per strada, ed è un apporto secondo me di positività grandioso, anche perché concettualmente, cioè, ci ritroviamo perfettamente sul fatto che la musica nasce per strada e quindi è da là che deve partire, è da là che deve ritornare. Difetto, chiaramente, ogni volta il problema a casa mia mi finisce il vino e le birre. Forse a casa di quello inizia a fare dei walking bus che non hanno né capo né coda. È grande. No, però tutto sommato è promosso questo. Sì, io devo dire una cosa. Sì. Allora, visto che fa caldo, sì, prima di mandare una pausa, è arrivato il momento del nostro sondaggio. Pensavo perché dell'acqua. Il caldo ci fa ricordare un sondaggio che noi abbiamo lanciato un paio di settimane fa, che tuttora non abbiamo avuto risposta. È ora di smetterlo. No, ragazzi, fa caldo mio. Allora, per colpa di un ospite che abbiamo avuto qui in radio, salutiamo sempre Giobbe che ha messo in mezzo questa domanda. Ciao, durante un suo live, delle persone molto gentili che ascoltavano, hanno buttato l'acqua addosso. No, hanno parlava invece di ascoltarlo, si domandavano tra di loro quanti e quali costumi avrebbero portato a Charm. Ma noi abbiamo preso questa domanda e la proponiamo ogni volta a tutti i gruppi che vengono qui da noi per sapere quanti e quali costumi voi portate a Charm. Io non c'entro niente. Però no, questa Maccarone, la... John Maccarone che ci scrive ogni giorno. Abbiamo anche dei fan che ci scrivono, Rudy Mertens, Jerry Spina e John Maccarone, si è aggiunto alla triade perfetta. Un film western. Due persone su tre esistono. Dopo la pausa, indovinate quali sono. Per chiudere questo siparietto comico che Nino si ostina ogni puntata a fare, ricordiamo che se volete scriverci, mandarci un messaggio per fare i complimenti a questi sensuale, ragazzi, devi dirlo però, per far loro tante domande, potete scriverci su WhatsApp al numero 344-2749-695, va bene? Ok, perfetto, non ci mandate un messaggio. Scriveteci. Intanto, visto che fa caldo, ci prendiamo una pausa, e visto che dopo parleremo di questo, finalmente avete pubblicato questo EP. Quindi, finalmente che abbiamo in mano ora, lo devono sapere, questa è una notizia importante perché dobbiamo dirlo, ripeterlo tante volte durante l'intervista. Quindi vi facciamo ascoltare il primo singolo, di cui potete trovare anche il video su YouTube, Fuori non piove, di Roberto Ormani e il Quartet. Noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it.
luci sopra un mondo di carta e una voce che guarda, prepara una trappola. Musica vecchia che risuona in silenzio, di giorno gli effetti di un sogno interrotto. Di guardia al vento resta un figlio cambiato, lontano nel buio, un treno affischiato. Un uomo solo sta giocando coi versi, c'è qualcuno che ride e grida. Pensaci bene, pensaci bene a raccontare i nostri ricordi, pensaci bene, visto che fuori non piove. Mentre il cuore soffriva, l'artista piangeva sotto un cipresso in attesa. Tragedie doppie sempre senza soccorso, un geranio strappato con l'ombra di un rimorso. Di fronte al tempo una giornata sfuggente, la guerra comprende la verità del niente. Il vecchio Dio ha tante cose da dire, ma i resti mortali lo pregano. Pensaci bene a raccontare i nostri ricordi, pensaci bene, visto che fuori non piove, pensaci bene a raccontare i nostri ricordi, pensaci bene. Anche se a volte fa male. Pensaci bene a raccontare i nostri ricordi, pensaci bene. Visto che fuori non piove. Questa storia, i tuoi servi sono già partiti e la tua guerra adesso non scoppierà. Sulla frontiera c'è una nuova vita e la sua voce chiama i sogni infranti. Milioni di uomini cominciano a sperare. Primavera bussa silenziosa, il tempo è un fuoco che non riposa. L'inverno prima o poi finirà. Nessuna fuga, nessuna resa, c'è una stazione per ogni attesa e troveremo un giorno il nostro posto nel mondo. Fame con le mani sporche, messi in ginocchio abbiamo visto il fondo. Siamo tornati a casa su questa strada bruciata. C'era una volta una terra promessa, adesso siamo soli ad ogni passo. Ogni treno è partito, in fondo chi ci è salito.
Ricordi ancora quante vite a pezzi, quanti perdenti dentro questo inferno. Nessuna memoria li vendicherà. Ad occhi chiusi in una gabbia oscura, dentro la notte di un'apocalisse, aspettiamo anche adesso il sole in questo universo. Senza nulla da avere, cerchi qualcosa in cui credere, nato per perdere, lotti per vivere, ancora provi a resistere, a prendere quel che c'è, quello che resta da amare. Qui dove dorme per sempre il nostro destino, quando la rete stringe il cielo e il mare, solo un fantasma può salvare il vuoto. Fuori tempo da sempre corriamo tutti per niente. Abbandonati dentro un brutto sogno, guardiamo bene il filo che è nascosto. Dritti fino al mattino riprenderemo il cammino. Resisteremo anche al peggiore male. Oggi sappiamo solo l'essenziale, quello che non siamo, quello che non vogliamo. E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it, sempre con i nostri amati Roberto Ormani e il Quartet, che sono tornati a trovarci. Allora, avete gli strumenti, quindi suppongo che fra poco suonerete. Fra poco, fra poco. Cosa state dicendo? Vogliamo sapere. Si può chiedere al contrabbassista. Si può chiedere al contrabbassista che corde ha? Vogliamo la domanda. Che corde hai? Ah no, queste sono, allora, praticamente il filo del decespugliatore, attaccata come corda, questo è per tagliare l'erba, io lo uso per... C'è una storia vera questa. Questa è un altro attacco. Batte? Fatto? Batte il capodasso fatto con la molla della mutanda. Ed è vera. È bellissima. Ed è vera. È vera, c'è gente che ha registrato una canzone. Sì. I nostri amici Interno Zero, esatto, hanno brevettato questa cosa, li salutiamo. Ed è il brevettato tipo che mo lo venderanno i cinesi, non lo so. Mentre io mi sposto, cosa ci state per suonare? Sto cantando un brano che non è contenuto nel disco, ma che a cui vogliamo bene, si chiama Status Quo. Di che parla questo brano? Il ritornello dice: dimmi come può l'uomo, non so, sparare addosso al prossimo in qualche modo. Esiste uno status quo a cui ritornare, a cui tendere, oppure questa è un'illusione? Questo è il grande dubbio di questa canzone. Fa così più o meno. Thank you.
padri del paese che non sanno qual è più il loro nome. Molti nomi sul fronte di una guerra senza onore né ragione. Tutto ciò che gli hanno detto i generali è stato andate e combattete. E non fate mai domande, non cercate risposte, questo è quello che ora siete. Annullamento dell'umanità, nuove forme di potere comandano in città. Decostruzione dell'anima in un sistema di greta assurdità. Ma dimmi come può l'uomo, non so, sparare a bruciapelo indosso al prossimo, in base a un ordine bestiale e illogico, rischio la vita e mi spengo senza lo status quo. Andano con furia uno scontro di ignoranza. Un governo democratico ha annunciato stato di guerra a oltranza. E questi figli della patria senza casa la sono stati intrappolati. Armati, educati, addestrati, guidati dalla pace, riputati. Illegalità, cervelli spenti nei muri di umertà, decadimento di ogni qualità, nella rovina di pietà assurdità. Ma dimmi come può l'uomo, non so, sparare a bruciapelo indosso al prossimo, in base a un ordine bestiale e illogico, rischio la vita e mi spengo senza lo status quo. Primo pezzo, Francesca è rimasta in silenzio. Non è vero, non dire bugie. Svelai a loro il mio trucco. Quando non rimango molto impressionata da un live, faccio un applauso molto. Svelai questo mio segreto a loro. Intanto io mi sono alzata. Non ti vergogni di questa cosa, Francesca? No, non mi vergogno perché non ho segreti. Mi sto aspettando la risposta al sondaggio, no, scherzi. Sì, intanto. Io uno ne porto comunque. Grande. Ma io uno ne ho, cioè io un costume a stagione si mette. Come le mutande d'inverno. Ma non gli date corda, questo sondaggio deve essere abolito. Se no. Gli date corda. Ma c'è salato al sole bagnato e lo rimetti il giorno dopo un po'. L'anno più scorso, duro, io l'anno scorso. L'anno scorso ti ricordi cosa chiedevo? Quindi non farmi domandare quello. Marco, fai tu una domanda, tu che sei più serio. Volevo sapere quali sono i punti, tra virgolette, è brutto dirlo, però i punti di riferimento, magari appunto italiani, che magari si avvicinano di più secondo voi
insomma, che sono nelle vostre corde, e in questo pezzo ci ho trovato molto, cioè, non so se vi può far piacere, però molto... Attento. Infatti ho paura di dirlo, però aiuto. Paola, cioè... è chiara? No, molto cioè molto mannarino. Molto mitico, mannarino. Ci piace, ci piace. Clementino. No, vabbè, no, nel senso che vabbè, penso che poi una risposta vari più o meno in base a ognuno di noi. Per quanto mi riguarda, appunto, al di là poi del pantheon musicale che mi ha in qualche modo forgiato nella mia crescita, in questo pantheon inserisco di diritto De André, De Gregori e Pino Daniele. Ognuno per un suo carattere, appunto. Diciamo che sì, nel senso, volendo poi ragionare in termini più contemporanei, più coevi a noi, per esempio, grandissima stima e seguo con grande interesse Nicolò Fabbi, Daniele Silvestri, Capossela. Aspetto il disco di Capossela come tipo si aspetta Capodanno, penso. E mo esce il 22 aprile, mi sembra. Lo stesso giorno in cui esce il disco di Andrea Tartaglia in Euro. Facciamo pubblicità ai nostri amici. Sì. E no, e quindi sì, è lo stesso Mannarino, però io i primi due dischi Mannarino li ho ascoltati con molto interesse quando uscì. E ho stima l'ultimo lavoro, non l'ho approfondito molto, non l'ho analizzato, non l'ho ascoltato tantissimo, però per esempio Mannarino penso che sia uno di quelli che lavora benone in questo momento in Italia, dalla galera. Comunque c'è, darsi un paio di cazzotti comunque da quando in qua, un paese di merda, cioè non posso manco, cioè io avrei qualche picchiare, capisco, e andare in galera se non lo so, vabbè, ma non conosco la dinamica, però a me è una cosa che spaventa il fatto che si possa andare in galera per i cazzotti, per rissa. Non devi fare in effetti rissa. Penso abbia picchiato anche il carabinino. Lei può andare anche a Campo Santo per due pugni, però poi un attimo che pugni sono, cioè. Ma parli tu, stai sempre sullo stadio a fare. Io sono Sbirri, non so perché. Ma io mi vedo la partita. Sono estremamente moderato. Poi non so se voi avete dei riferimenti di particolare. Sì, non so. Voi che riferimenti avete in particolare? Quanto? Tu sei io. Tu che sei tu? La terza classe, oltre la terza classe. No, non tocchiamo, non mettiamo il dito nella piaga. Italiani intendi? Così parla di pugni. Anche stranieri. Jacob Pastorius ti piace? Jacob Pastorius. Hai sbagliato! Jazz proprio non. No, allora, di italiani a me piace molto Battiato. Poi. No, Battiato preferisco farmi andare, non lo so, farmi un giro al campo. No, però vabbè. Rino Gaetano. A me sì, vabbè, io poi la prima esperienza con diciamo la musica italiana personale, intendo. Poi vabbè, straniero, non lo so. Io ascolto molto rockabilly, la musica da più che ho suonato di più, per esempio Brian Setzer, l'italiano, ci sono i Bomb Machine, che sono un bel gruppo indipendente a cui mi ispiro molto, diciamo. Poi, ti piace Vasco Rossi? Vasco, Lucio Battisti, la voce più normale. Gigi, no. Marco Carta, sì, un po'. Bel ragazzo. Valerio Scanu, non so chi sia. Però è sincera. Non ho ecco. Televisore a casa. Allora, la mia domanda va diretta. Parliamo dell'EP. E infatti, se volevo domandare il perché del titolo Quello che non siamo. Ecco, adesso entriamo tavoliamo una discussione. Lo so, ma voi cosa non siete? Esatto. Ah, ma poi perché è stato solo non c'è il disco? Perché l'altra volta siamo venuti e abbiamo fatto fuori non piove. Speriamo che il prossimo porti benissimo, adesso questa puntiamo tutto su questo. Ah, okay. No, quello che non siamo è vabbè, appunto, in qualche modo al di là di essere appunto il titolo di una delle canzoni dell'album, credo che in quella canzone in particolar modo sia
diciamo, spiegato poi in qualche modo tutta bravo, qualche cosa, insomma, adesso si inizia a fare filosofia in qualche modo il manifesto appunto di quello che noi vorremmo dire, ovvero io penso che il mondo di oggi quello in cui noi viviamo, cioè la città di Napoli, il paese in cui viviamo, ma in generale il mondo contemporaneo, credo sia un mondo che non permetta tanto un ragionamento al positivo, ovvero come magari si faceva fino a 50 anni fa, cioè le generazioni dei nostri nonni, cioè dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare, mi cerco alcune certezze e lavoro affinché io possa raggiungere quelle certezze. Oggi penso che il mondo contemporaneo non dà in nessun modo una certezza, anzi dà l'impossibilità totale di trovare dei, secondo me, dei punti saldi veri e propri, che siano punti saldi artistici, culturali, politici, qualsiasi essi sia. E quindi in qualche modo si ragiona, secondo me si può semplicemente ragionare al negativo, ovvero dire quello che non si è, quello che non si vuole. La constatazione dei fatti, ma da questa non è una constatazione poi pessimistica, sia ben chiaro, cioè penso che sia semplicemente una constatazione che da questa negazione, quindi da questa presa di coscienza della negazione, si possa poi iniziare a lavorare, a ragionare in qualche modo per raggiungere poi quelli che poi restano comunque speranze e sogni. È difficile comunque spiegare questo concetto. La canzone Quello che non siamo, per esempio, appunto, è una canzone che, come mi è capitato di raccontare in questi giorni, una canzone che ha preso ispirazione da un fatto di cronaca contingente, ok? Che era, per esempio, la tragedia di Lampedusa nel 2013. Finito di scrivere la canzone, però appunto magari era stato mosso da quel primo, diciamo, così, sbalzo emotivo. Ok, è finita l'emozione, apposta avevo continuato a parlare. Però appunto in realtà, finita la canzone, mi sono reso conto che in realtà la storia che poteva nascere da quella vicenda, cioè quella del naufragio di un barcone nel Mediterraneo, in realtà andava a universalizzare un po' il senso di tutto, e quindi in realtà c'è un filo sottile che lega appunto un barcone nel Mediterraneo a uno studente costretto a emigrare a Milano, a Berlino, a Londra, in America, in Australia. È un mondo che è appunto una cartolina della realtà al negativo, che però appunto mantiene comunque un messaggio di speranza, cioè nel senso che la storia continua, il fuoco non riposa, e cioè si continua a esistere in qualche modo. Grazie. Basta, maestra, ti vuoi fermare? Finito il momento filosofico. Io invece voglio sapere, anzi sono curiosa di sapere, durante la realizzazione di questo EP, qual è stato il momento più soddisfacente, a parte il risultato finale, la chiusura e tutto, e invece qual è stato il momento più difficile? Rispondi Bob. Sicuramente momento più soddisfacente momento più soddisfacente, insomma, non quando è stato stampato il disco, che comunque è stata una bella emozione, però diciamo quando l'abbiamo presentato, l'affetto delle persone è stato andato ben oltre, diciamo, benché noi abbiamo un supporto costante da tempo, però è stato, diciamo, veramente caldo. E il momento più difficile per ciò che mi riguarda, quando si registra, cioè quando abbiamo registrato, io non sono buono proprio a registrare quindi per me è una sofferenza. Poi comunque fu pesante, fine luglio, non sta sempre, insomma, fa caldo, scubbia, poi non sono proprio buono a registrare ma è troppo lamentoso. No, però io solo, cioè, sulle registrazioni non mi piaccio, cioè quello che riguarda vita di musicista, fuori la registrazione va bene, però la registrazione per me non mi piace proprio, cioè stai in una stanza, in un ambiente fritto, cioè sono molto peggio di come sono visti normalmente. Poi si sentono tutti gli errori, cioè questi microfoni, insomma, cioè una volta era più semplice, non hai sentito le registrazioni delle zeppole, ma non è che voglio dire, però, cioè, capito, quelli attaccavano sta distorsione a 3000, oppure un burdello pazzo, cioè, non si capiva niente, e qua vado a fare, si sente quando sposti, capito, il palmo della mano da una corda all'altra, si sente quell'armonico, che no, orribile, non si può sentire, rifacciamo. Quindi insomma, diciamo. Io
io dico prima vi lamentavate quando esce questo EP e vogliamo fare questo EP, non si può, siamo sempre lamentosi. E invece il rapporto con il pubblico come si è evoluto? Vabbè, come si è evoluto, vabbè, sempre in bene, penso, quello che ha detto Bob fino a, cioè, poco fa. E ancora una volta c'è, cioè, la verità assoluta, secondo me, cioè, nel senso, noi non siamo per niente un gruppo che nasce per registrare in uno studio insonorizzato di fronte a un microfono, cioè noi nasciamo per avere delle persone di fronte, che la nostra musica trova un senso se ha un, in qualche modo una risposta in quel momento, cioè nel senso trova senso nel silenzio in cui si interrompe la canzone, finisce quel silenzio prima di quello che si crea dopo, cioè là sta il senso della nostra musica, cioè nel senso che ma ci vuole registrare in uno studio per come la impostiamo noi, per la sinergia che cerchiamo di creare, è una sofferenza, no, no, ma sembra una banale, una scemità, ma è veramente così, cioè ci sentiamo come veramente, cioè nel senso che ci tappano, cioè come adesso registra, capito? Che, nel senso che sì, sì, arriverà sempre però fino a un certo percentuale, invece appunto abbiamo la fortuna di avere, al di là di tutto, un pubblico comunque che ci sostiene da sempre in qualche modo, e un sostegno che poi è andato ad incrementarsi sicuramente nell'ultimo anno in cui abbiamo suonato assai, in cui appunto si conosceva questo fatto di che stavamo per entrare in studio per l'EP, quindi in qualche modo è un rapporto che è andato a evolversi semplicemente in bene, veramente nel migliore dei modi. Abbiamo raccolto nuovi volti, nuove parole di sostegno, anche nuove critiche, ma appunto in realtà è nel momento in cui magari si crea il confronto che poi uno trova il senso, cioè appunto mi preferisco, uno mi dice alla fine del concerto mi inizia a dire e no perché là era meglio, cioè qualsiasi cosa, però trovava senso, capito? Se finché ci sta il fonico in regia che dice hai mosso la mano, si sente la puzza sulla corda, rifacciamo, allora no, cioè nel senso non acquisto, si interrompe il senso del fare musica. Poi se dico stoppolato interrompete, vabbè, va già a esprimere anche il maestro qui, musicista, e non parla, no, perché noi parliamo, mi sento da casa, pensavo perché chi sono scatto probabilmente, io non diciamo, però il maestro è più esperto, insomma, maestro. Io maestro è musicalmente più, ormai ti conosciamo come il maestro, maestro Valance, tutti i maestri veri che mi sputano in testa quando comunque no, no, ma tendenzialmente sono d'accordo, nel senso, beh, io per primo, nel senso che mi ricordo la sessione di registrazione che facemmo alla tromba, la dovemmo spostare al giorno dopo perché io avevo le labbra che ero diventata Nina Moric a un certo punto, perché anche a me mi pare che una cosa, no, non stai respirando, per suonare comunque è necessario perché sentivi il respiro nel microfono, insomma tutte queste cose che... E quindi bella sta cosa, stai respirando. Se poi posso dire, sono pure cose che è vero, sono state molto dure, però è chiaro anche che noi comunque era il nostro primo lavoro, quindi noi arrivavamo, cioè non eravamo mai registrati in uno studio, quindi non sapevamo minimamente come si approccia a un tipo di, ecco, per esempio quella forse era proprio l'esperienza che ci ha fatto sembrare tutto questo così drammatico. Sì. Però chiaramente sì, era pure è brutto, perché chiaramente cioè, noi avevamo la concezione appunto sali sul palco, solo poi te ne vai, ciao, bellissimo, super. E invece là no, è un lavoro veramente di concentrazione, perché poi se inizi a pensare, io credo una cosa, che quando un musicista inizia a pensare come suona, non sta più suonando, e sta facendo, sta eseguendo, che è diverso. Per esempio io, a me mi capita sempre, cioè quando penso a come devo suonare, sbaglio. Cioè proprio matematica, appena sento, ecco qua, fella. Questo sono abbastanza contrario, però vabbè. Però vabbè, chiaramente noi, chiaramente scuole diverse, jazz, lui studia molto, cioè, siamo pure diversi tra di noi, però secondo me è stata una bella esperienza che ci ha fatto molto crescere, molto. Altra domanda importante, dove avete registrato l'EP e soprattutto la presenza di queste tracce nell'EP è frutto di una scelta calcolata oppure di casualità? Cioè, di quella parola magica, c'è, cioè un fil rouge. Un fil rouge, che unisce le tracce. No, allora le abbiamo registrate nello studio della etichetta discografica Poggio Records, che si trova in Rione Sanità. Salutiamo Andrea. Salutiamo Andrea Rossa, il boss. Quattro tracce. Come lo conosci? Ma io conosco tutti. Aspetta.
Andrea è stato ospite l'anno scorso. Se ne è caduto il logo. Se ne è caduto di un baiano. Andrea, abbiamo invocato te. Andrea la porti malissimo. È stato ospite l'anno scorso con il suo progetto cantautorale Daily Song. Che stai pensando, Antonio? No, niente. Un'altra cosa, mi dà Andrea. Stavo pensando alla terza classe. Ciao, Rolando. Sta pensando che fa caldo, Francesco. È pure in video. Ah, vabbè, no. Era un altro Francesca, cioè, non hai, che non ci hai stiamo perdendo. No, mandiamo un pezzo. Sì, Francesca. È meglio per tutti, Francesca. Allora, dopo torneremo, quindi mi risponderanno a questa domanda, cioè se la presenza delle canzoni nell'EP è frutto di una scelta calcolata o casuale. Noi intanto vi facciamo ascoltare John Reed e torniamo fra poco ad Indifferenti con i Roberto Ormanni e il Quartet. Bagnato e cieca e scura questa sera, John Reed siede al bar, a terra di una brutta cera, con un whisky in una mano, lui piangeva, non capiva, con un whisky lui copriva l'amarezza della vita, una vita da operaio, senza svaghi o troppe spese, per cercare l'essenziale ed approdare a fine mese. I suoi unici motivi per raggiungere il suo nulla, un amore un poco acerbo ed uno sbaglio in una culla. La dolcezza stretta al cuore si nasconde tra la forza, la sua unica abitudine, la sua usanza è lavorare, e se il mondo è disonesto noi dovremmo migliorare. Ogni giorno quando alveggia lui si alza nel silenzio, va giù in fabbrica a cercare la fortuna o almeno un senso. La sua vita è sempre stata una vita di fatica, ma ha cercato di resistere e giocarsi la partita. Johnny è andato a faticare giù in cantiere, l'hanno visto litigare con chi aveva più potere, richiedeva sicurezza, pretendeva dignità, esigeva dei diritti e sosteneva la lealtà. Se non alzi tu la voce nessuno mai ti darà ascolto, ma appena alzi un po' la voce dai fastidio e vieni tolto. Tra calcio e struzzo sulle mani, cemento, sabbia, impalcature, vedi ingiustizie, morti bianche, lavori in nero e fregature. John è uscito fuori in strada, già da un'ora sta piovendo, resta sotto quelle gocce senza guida né stipendio. Ora chiude gli occhi e sogna un futuro, un paradiso, più vicino, più reale, meno sporco, più pulito, e oltre il pianto della pioggia resta solo la promessa per la moglie e per la figlia, per la casa che lo aspetta,
una stella su nel cielo a cui si aggrappa con le mani. John Reed si alza in piedi e torna tra gli operai. Al suo paese in un giorno come tanti, in Italia con la moglie viene, suona e tira avanti la sua fisarmonica sui treni ed incumana, porta un suono sporco che non porterà la fama. Quello che lui cerca non è un sogno americano, quello che lui vuole è soltanto un sogno umano. È da piccolo chiamato quelle note su quei giri, quando musica e canzoni sono come i tuoi respiri. Un sorriso ed uno sguardo alla gente che è seduta, qualche spicciolo gli basta per dir la vita l'ho vissuta. Mare, sotto a sto sole c'è credo ancora. Oh, non mi scetà con questo sonno, voglio campare. Era un maggio come tanti, forse un poco troppo caldo. Metro passa tre passanti lì nel vicolo a Montesanto. Quattro moto all'improvviso sono sbucate sulla strada per segnare il territorio. Fanno fuoco all'impazzata. Petruore a terra con Mirella lì al suo fianco. Tutti sono attorno ma nessuno gli sta accanto. Ti giri dall'altra parte e fai finta di non guardare Petruli agonizzante che non riesce a respirare. E scappi da un'altra parte senza voglia di cambiare. E Petru morto da solo non lo senti più suonare. Scuro a viaggia cara con le creature. Oh, fa mascetà, ora non suona, ma è la realtà. Canzoni certe volte sono storie scritte e note, ma le storie certe volte tu le vedi per le strade. Ti ricordi ancora Petru che suonava e poi sognava una vita generosa con la voglia e la speranza. Ti ricordi ancora Petru che moriva abbandonato. Se non c'eri non ricordi, ma ora sai che cos'è stato. Se non c'eri non ricordi,
ma ora sai che cos'è stato. Se non c'eri non ricordi, ma ora sai che cos'è stato. E siamo tornati sempre di fretta come al nostro solito ad Indifferenti con i nostri Roberto Ormagni e il Quartet, che non sono andati via, sono sempre qui. Si discuteva della scena musicale napoletana dietro le quinte e anche parlavamo della terza classe. Francesca, la nostra difesa fraintendente qui abbiamo detto adesso ragazzi basta parlare della terza classe, ma ci ha pensato Francesca. Ragazzi, parliamo di un fatto serio. I Roberto Ormagni e il Quartet non ci hanno portato le P. No, Francesca, perché ti più? Perché è una cosa grave. Francesca, ancora più grave è la domanda che devi finire di fare. Aspetta una risposta. Allora, la mia domanda, ripeto, se qualcuno si fosse sentito. No, piccolo inciso, perdonami, noi non abbiamo le P. Perché chi ti porta le P? Le P te lo porta chi lo vende a mano. Chi vende a mano ti porta le P. Il nostro IP sta da Feltrinelli. Vabbè, ho capito, però noi glielo portiamo. No, allora possiamo. No, ma non penso possiamo abbassarci a portare il IP. Noi non possiamo mica portare IP a tutti, cioè. Anche noi non possiamo intervistare tutti. Allora. Che ci portano a mangiare camioncine, secondo me. Allora, si scherza, ne vogliamo bene a queste simpatiche canaglie. Ci è arrivato anche un messaggio, sapete? Io ora per dispetto quasi non lo leggerei. No, Francesca, però siccome è il mio lavoro, tra virgolette, anche se nessuno mi paga per farlo. Lo leggo io, ma siamo tutti su questa. Un grande in bocca al lupo ai ragazzi del Quartet. PS, dite al cantante di tagliarsi i capelli. Fabio da Milano. Grande, grande Fabio. Ciao Fabio, ciao Fabio. Ciao Fabio, ti salutiamo. Lo sai che un sacco di gente ce lo sta dicendo di tagliare i capelli? Perché stai stempiando forse? No, non è vero che stai stempiando. Sta chiama così fluente. Allora, però ce l'hanno detto. Sogliteli, bravo. Fai un po'. No, mi sto perdendo i capelli. Sto perdendo i capelli. No. Allora, io. Ma io. Papà Pino ascolta di Milano. Chi è questo pesce? Ragazzi, questo è un fioretto. O Riccardo Foglio. Ma tagliare i capelli è una cosa che si dice a tutti i ragazzi con i capelli lunghi, a prescindere. Bravo, non tagli i capelli. Che tagli i capelli. Non guarda Fabio, non li vuole tagliare i capelli, fatene una ragione. Fabio, se vengo, se ci trovi due sterserate a Milano, salgo a Milano e mi taglio i capelli a Milano. A zero. Nell'ora a Milano. Ricordiamo, visto che ci è arrivato questo messaggio, che potete scriverci al numero 344 2749 695. Ho ricordato una cosa, Francesco, che anche io ho un nemico da WhatsApp. Perché la settimana scorsa uno che si chiamava Solo, che da Firenze, mi ha scritto: ultima domanda, Manino chi lo paga per stare là? Quindi io ti sto aspettando oggi se mi rispondere. Se mi ho detto, ma mica Ian Solo, e si è nervosito. Non sei ben voluto. Allora, riprendiamo in maniera seria questa intervista. Vengo la domanda. La mia domanda era: la presenza nell'EP di queste tracce è frutto di una scelta calcolata, sì, o si tratta di pura casualità? No, allora, il fatto di riproporre questa domanda è per casuale, che si chiederlo. No, diciamo che perché questi brani è una domanda che ci hanno fatto in molti, cioè no, non è vero, non ci ha fatto quasi nessuno, tranne una persona che tiene particolarmente a noi. Che Simona De Felice, ciao Simona, è la mia insegnante di canto, mio mentore e tutto. Perché questi brani sono. Noi appunto nel 2015 abbiamo suonato veramente tanto rispetto appunto a tutti gli anni passati. C'erano dei pezzi che giravano meglio dal vivo e dei pezzi che giravano probabilmente peggio. Questa registrazione del disco è arrivata a conclusione di un concorso appunto fatto da Andrea De Rosa, dall'Apogeo, che ci ha portato ad entrare in studio per registrare. Quindi in qualche modo è stata un po' una scelta di fondo condivisa più o meno da tutti noi. Paradossalmente Petru è stata una richiesta di Andrea, in realtà, anche se lui non se lo ricorda, diceva, anche se lui nega, ma però tutti noi eravamo presenti quando lui ha detto: ma non mettete Petru, detto, se voi la mettiamo. Lui disse: mettetela. Dopo 4 mesi, ma perché avete messo quella Petru, mamma mia. Ma tu c'hai avevamo altri 4 pezzi, no, quindi sì, sono i pezzi in qualche modo che rappresentavano un po' il percorso che avevamo portato avanti fino ad allora. C'è da dire appunto che in realtà di questi 5 brani che compongono l'EP, 4 sono registrati alla Apogeo Records,
E l'ultimo, quello che chiude il mini disco, che è Don Quixote, che è stato registrato alla Jam Factory, appunto che citavo prima, diciamo questo nucleo di questa scuola, studio di registrazione in cui sono usciti Tommaso, Andrea Tartaglia, infatti è un pezzo acustico, in realtà famiglia. È una piccola famiglia, quindi fai una musica anche per... in realtà appunto è un pezzo acustico che è fatto in realtà due chitarre, una sono io e una è Oscar Montalbano, e c'è poi l'armonica di Marco. È un pezzo anche in realtà in qualche modo che si distacca quasi dagli altri quattro, ma appunto in realtà sottolinea come questi quattro rappresentano un pezzo del nostro repertorio. Poi c'è tutta un'altra faccia del repertorio che chiaramente per forza di cose in questo disco non è entrata, perché era un mini disco, era un EP, però è in qualche modo questo pezzo è un ponte verso poi quell'altra faccia, il Dark Side of the Quartet. Visto che avete sempre questi strumenti, immagino che gli suonerete qualche altra cosa. Vogliamo suonare, ragazzi. Quando ci suonate, io mi sposto. Qua ci possiamo allacciare al fatto che appunto. Qua ci possiamo allacciare appunto al fatto che non tutti i pezzi che suoniamo sono potuti entrare nel disco. E questo facciamo una terza classe. Facciamo uno a si può fare una cover. Sì. Una cover. Però sono con le mani morte. Che facciamo? La terza che si è fatto le cover però. Che pezzo è la no. Sperduta. No, ma lo facciamo da. Domani. Che dobbiamo fare? Che lo facciamo? No, facciamo. Marcio. Queste le scelte scarpe democratiche. Perché hanno fatto pizza? Basta. Basta, me ne vado. Questo è partito. Ok. Siamo sempre un R. Ah, siamo un R? Io sono pronto. Un R. Questo pezzo si chiama La Ballata della Cultura. E appunto è un pezzo che... che avremmo voluto mettere nel disco in realtà. Infatti, perché anche io mi sono chiesta, ma perché non hanno messo la ballata della cultura? Abbiamo prima registrato, però abbiamo registrato poco tempo prima. È vero. Sì, però senza contrabbasso, per esempio. Vabbè, in realtà ti dico, adesso diciamolo apertamente qui a Radio Baiano, oggi 31 marzo, alle 21, alle 22:21, volevamo mettere la ballata della cultura, ma Andrea De Rosa ci ha imposto di mettere Petru. Diciamo le cose come stanno. Cacciamo De Rosa. Cacciamo. Boss, e tu anche se non te lo ricordi, tu ci hai detto mettete Petru, e noi la nostra scelta era di mettere la ballata della cultura, ho detto mettete Petru, allora dobbiamo sacrificare uno, abbiamo sacrificato la ballata della cultura. Questa ballata della cultura è un pezzo appunto a cui teniamo particolarmente, anche questo, racconta la storia di un professore, che è Maurizio Furore, che è una persona a cui vogliamo bene, in qualche modo, che è una persona che sogna, che crede che la cultura... la musica, l'arte, il cinema, la letteratura sono il vero scudo per resistere in questo mondo. Uccisa. Una farfalla. Sei una merda. Vai, vai, vai. Vai. Italiano precario, ho un contratto scoperto insicuro, a casa non porto che mezzo salario, ho una moglie e due figli lontano, una storia di strappi e ti amo, certe volte la storia è mortale, certe altre finisce delle altre pagate, 40 anni di sogni e fatica, di esami e assenze di vita, da una cattedra, un libro di storia, un registro di alunni e il tempo. Lettere e l'istruzione, ho maledetto con mille più ingiurie, ben definito ideale sognatore. Il progresso spirituale porta un uomo lontano dal male. L'unica arma che sempre perdura è solo lo scudo della cultura. Un paese privo di sapere è un paese senza umanità. E quel paese mai più si alzerà al barbaro fango della civiltà. Thank you.
sta la cultura, come alla bestia sta la natura, creazione di vita, ogni conoscenza, stato essenziale alla sopravvivenza. Ignoranza è fiamma d'inferno, metastasi della bellezza, ci sono più cose sia in cielo che in terra, cosa conoscere della salvezza. Rimasto per strada, mi faccio un panino con quella commedia, mi ama incerto, sa se mi sfama. Un tempo credevo nel fiato dei versi, nelle promesse di certi poeti, a piena voce stonavo nel coro, volgendo il mio cuore alla mente dell'uomo. Con un grido non già masticato, strappavo e spargevo parole e pensieri, cercando giustizia ove giusto è mancato, chiedendo cultura, incassando le brave. Bravi, bravi, bravi. Mi alzo, io ho un'età. Gli acciacchi, grazie maestro per avermi teso la mano. Questa canzone dovevate metterla nell'EP, anche perché è una delle mie preferite. Quindi sono molto risentita. Vabbè, non è apposta, l'ho mantenuta per farla qui a Radio Baiano. Perché sì, se fosse stata nell'EP non avremmo suonata e quindi tu non l'avessi ascoltata dal vivo. Piano. Iniziano a cuore. Marco e Nino, okay, scegliete chi allora deve fare la domanda. Io mi gioco la mia domanda che tu mi rubi sempre, però questa volta passiamo da 3 a 5. Allora, visto che ne siete 5, ognuno di voi dovrà dire un buon motivo per ascoltare il vostro progetto. I nostri 5 brani. Bravissimi. Non vale. Ognuno di voi, uno un alla volta. Un buon motivo perché la gente ascolta il nostro progetto. Guarda, per te Marco, ce l'ha già pronta, guarda là. Lui lo sa già. Oh, ecco. No, è un buon motivo... è che bah, forse se, non so, è credere in qualcosa che forse oggi diciamo tutti i ragazzi della nostra generazione più o meno sentono. Io questo credo, cioè poi casomai la musica può piacere o non piacere, però credo che comunque l'idea potrebbe essere un buon motivo. In questo disco c'è qualche cosa, c'è un'idea, c'è un valore per cui potrebbe essere appunto vale la pena ascoltarlo, poi ognuno fa le sue considerazioni. Ottimo, bravo, mi sei grazie, piaciuto. Cosa fa voi due? Ah, vai, realtà. Funzionare un attimo per me il caffè. No, vabbè, ci siamo impegnati, questo sicuramente. Quindi questo dovrebbe essere già un buon motivo. No, in realtà siamo perché simpatici. Secondo me abbiamo qualcosa da dire concretamente, al di là di, a parte scherzi, c'è qualcosa da dire, il messaggio dei testi è importante e però poi più che altro più che comprare il disco, no, però compratelo il disco chiaramente, però veniteci a sentire live perché ci divertiamo di più. Domani è super elegante, ah, perché dobbiamo dire, diciamo dopo, sì, lo diciamo, sì, diciamo dopo, roba della domanda. No, boh, figure. Poi chi tocca? A Barberio, secondo me Barberio. Tu hai tanto. Io non ascolto. Anto, tu dove sei arrivato da poco? Secondo te, perché la gente dovrebbe ascoltare Roberto Ormanni e il Quartet? Comunque ce l'hanno esordito. Ma quanto ci paga? Vabbè, il CD, sì, anche per me è stato frutto, cioè è stato... come dire, la realizzazione di tempo speso per mettere su qualcosa, quindi... questo era per... No, non lo so, cioè io credo che valga la pena, cioè, di essere ascoltato perché comunque è il frutto di un lavoro, cioè, che ci ha accomunato in questi
questi mesi, boh, aiuto, ma quanto ci pagano? A Tom ho una curiosità, ma prima di venire qua te l'hanno detto che qua non teniamo soldi? No, ma io, ma cioè, che ci mangia? Alla terza classe li avete dati sicuro? Sicuro erano, ma voi si è capito perché Antonio suona il basso e non sta avanti al microfono? Abbiamo capito perché non la facciamo parlare. No, vabbè, dai, tu mi voti, vabbè. No, vabbè, dai, secondo me ha detto bene Marco. Cioè, no, io devo dire un motivo, non per, diciamo, per sentire il nostro disco, un motivo in generale, per ascoltare questo. Cioè, anche io personalmente sento che sono, diciamo, molto critico, comunque sento che c'è qualcosa, non nel nostro disco in particolare, ma in tutta nell'area, diciamo. Sento che c'è. Vale la pena di sentire Tartaglia, vale la pena di sentire noi, vale la pena. Cioè, vale la pena di sentire questa. Questa atmosfera. Poi può essere il nostro disco La Feltrinelli è un po' caro, dobbiamo dire. Nei concerti costa meno. Nei concerti costa meno. Non comprate il disco La Feltrinelli. Poi se venite da me costa anche meno. Però io l'ho visto a Piazza Garibaldi a 3, Non so, gira a 3. No, vabbè, ma poi ma poi parliamo di disco, ma sta tutto su internet comunque. Cioè, il disco è veramente soltanto per chi vuole averlo stampato. Ma è fai un comprare minimo il post. Disco, non rompere le palle. Ma se mettiamo video comprate il disco, comprate il disco, comprate il disco. Questo Bob invece ha toccato un tasto invece importante. Cioè, la musica è libera, questa musica la trovate dove volete, voglio dire. No, questo è vero, perché tutto. Però noi perché abbiamo fatto il disco? No? Che noi crediamo negli oggetti dei suoi, questa è la verità. Nel senso di il fatto fisico di, ecco, un motivo per ascoltarci perché noi siamo, no? Siamo quelli che stanno affezionati al vintage. Stanno fuori tempo. Come si disse, cioè, sul palco del nostro primo concerto, del primo concerto del quartet, c'era questa botte di vino e si beveva alla vecchia maniera, se vi ricordate. Certo, quindi siamo un po' alla vecchia maniera. Siamo un po' alla vecchia maniera. Siamo della vecchia maniera. Il prossimo pubblicherà il vinile. No, scherzo. Veramente? Sì. È vero o no? L'audiocassetta. No, io l'audiocassetta. Costa un sacco, quindi torno alla domanda principale. Quanto ci paghi? Parlate di audiocassette davanti a Francesco. Perché ha subito un'infanzia difficile a causa delle audiocassette. Perché voi da piccoli cosa guardavate? I cartoni. Francesca no. I porno. No, perché Francesca le sapeva, la mamma non gli consentiva di guardare i cartoni animati, ma ascoltava solo audiocassette tristi e non usciva di. No, si chiamano audiolibri e sono molto educativi. Vedi quella delle favole? Sì. Sono molto educativi e infatti hanno tirato su una ragazza molto intelligente come me. Allora, ascoltiamo un'altra traccia dall'EP, quello che non siamo, dei Roberto Urmagni e il Quartet. L'ultima che ci è rimasta da farvi ascoltare è Don Quixote. Noi torniamo fra poco per la fase finale di questa bellissima intervista. Quindi tipo Champions League, tipo Champions League. A fra poco, ad indifferenti su www.radiobaiano.it con i Roberto Urmagni e il Quartet. Ognuno in fondo cerca solamente dei mulini da sconfiggere e da abbattere nei suoi giorni più cattivi. Così tornò più in fretta Don Chisciotte della Mancia in soccorso degli amici e in compagnia di Sancho Panza. Ed assistere gli oppressi, e questo è il voto fuori tempo a cui noi ci siamo promessi. A volte è un trucco tutto quello che tu vedi,
La realtà che ci circonda è molto più di quanto credi. Esiste il viaggio e non soltanto poi il traguardo. A volte conta solo andare, errare per amare e per amare. Di una terra senza ideali, vedi questa storia come un volo senza ali, ma se si imparasse ad andare oltre il cielo, scopriremmo un regno meno serio e più sincero. Non esiste cavaliere senza dama né scudiero, non esiste verità che vada bene al mondo intero. Al mondo intero. Ho visto un giorno un sognatore battezzato perdente. La triste figura aveva un grillo in testa, la promessa di un castello, e in tasca niente, in tasca niente. Così Chisciotte non è morto ma è presente in ogni volto povero, sfinito ma fidente. La storia è un gioco e siamo noi che stiamo giocando. La vita è un sogno, ce la stiamo già sognando, già sognando. Invincibile non è colui che vince sempre, ma che anche se sconfitto resiste e non si arrende, e non si arrende. Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo una sì, sorpresa. C'è da dire, è successa una cosa durante la serata, ahimè li abbiamo evocati troppe volte e è successo abbiamo avuto un messaggio. Sì, ci hanno contattato perché noi, i grandi mezzi di Radio Baiano arrivano fino oltre oceano. E quindi no! No, non è vero! Ah! Ci hanno, abbiamo qui in diretta dall'America. No, Antonio, ti stai sbagliando. Abbiamo detto che qui dall'America la terza classe. Sì. Che adesso ci farà un pezzo per protesta contro Roberto Ormanno e il Quartet. Sì, per farci ricordare un po' quella musica che abbiamo ascoltato sì. tanto tempo fa. Sì. Prego, ragazzi. You gotta say in the hopes of all you gotta hope in a dream. Now I need another for you. Na-na-na-na. Grazie! Bravo! Good luck, man! Good luck! Ah, yes, yes! Bello italiano, bello italiano, bello italiano. Adesso Berlusconi, Berlusconi, Mafia. Noi chiediamo un
umilmente scusa per quello che abbiamo appena fatto. Va tutto bene. È simpatico. Sì. Siamo sì. Come dire, simpatico, ragazzi. Simpatico. Noi giochiamo comunque. Abbiamo. Ma Antonio ha voluto fare un omaggio. No, era una cover. Era una cover. Era una cover della cover della cover della cover della terza classe. E comunque ci hanno detto che sembravi un po' rigido. C'è gente. Non diciamo stiamo chi. Scherzando. È arrivato un messaggio dall'America. È arrivato un tweet. Mani Roland. Roland. Roland dice... scrive: "You are a little rigid. Hard hand. Hard hand. Stiffen." Allora, ragazzi. Dopo queste cazzate che faccio io. Dopo queste cose simpatiche. Vogliamo sapere le ultime cose che sono anche le più importanti. Sì. Dove è possibile ascoltare? Trovare il mio numero, l'ho detto già l'altra volta. No, ingegnere, noi quello già lo sappiamo. Allora, noi vogliamo sapere dove è possibile ascoltare e soprattutto acquistare il CD. Dove è possibile reperire tutte le informazioni su Roberto Ormani e il Quartet e i prossimi live. C'ho l'agendina se vuoi, Esatto. Allora, dunque, iniziamo dall'inizio. Dove è possibile ascoltare tutto ciò che avete ascoltato stasera e anche di più? Su Spotify? Spotify. Assolutamente su Spotify. Seguiteci su Spotify. Ho fatto un gran gente segue in napoletano sarebbe secuta. Perché poi dicono in Italia mi segue su Spotify, poi su iTunes si ascolta o si acquista solo? Tutte e due, sia iTunes si acquista, si ascolta. Allora non si ascolta. Su YouTube ci trovate il videoclip Fuori non piove con la regia di Tato Strino e con una serie di attori che salutiamo qui in questa sede che hanno preso parte al video. Il disco dove si compra? In formato digitale su iTunes. Su iTunes. Amazon ti arriva a casa proprio il disco fisico. Attenzione. Poi ho detto, si acquista in digitale su iTunes. Se volete il disco fisico invece potete andare nelle Feltrinelli di tutta Italia, tutto il mondo, di tutta Italia, anche stasera in Italia non c'era Feltrinelli a Rio de Janeiro, no, però in tutta Italia, nel senso l'ordinate generalmente alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, invece lo trovate in copia fisica già lì pronto così per essere scartato. E in generale se state tipo, che ne so, a Grosseto, tu se volevi andare a Grosseto vai nella Feltrinelli e dici ah, Roberto Ormani al corto e tu vorrei il disco e quelli te lo fanno arrivare. A Palermo entri, Maria, vorrei un disco di Roberto Ormani e corte. Se mi trovo a Torino. Berto, io per me. A Torino non ci vado. A Torino non ci andiamo noi. Torino non lo compra, non vogliamo torinesi con il nostro disco. Salutiamo Torino. Ciao Torino. Ciao terza classe. No, è la terza classe. Feltrinelli a New York. Feltrinelli a New York, dove si chiama terza classe. Terza classe, se trovate una Feltrinelli a New York, ordinate il disco di Roberto Ormani al Quartet. Grazie. Oppure potete comprare live. Oppure, stavo aggiungendo appunto a questo. Oppure in realtà ci seguite nelle nostre date dal vivo. Perché noi porteremo chiaramente il nostro disco. Roberto, dove posso vedere dove suona Roberto Ormani e Quartet? Ci potete seguire sulla nostra pagina. Questo era uno spettatore che è passato qui a Baiano. Ma chi è questo? Ciao, grazie. Maria. Ciao, grazie. Gian Maccarone. Grazie per la domanda. E ci vedete su Facebook. Basta mettere un like. Un like. Lì mettiamo tutte le date, tutte le cose serie, quelle meno serie, quelle molto meno serie e poi quelle proprio veramente inutili. Le mettiamo tutte là. Salutiamo. Radio Baiano era tra quelle super serie. No, ma me l'abbiamo sponsorizzata. Poi ci sta. Saluto a Marta Palazzo, la nostra addetta social. Comunicazione. Social comunicazione marketing. Quindi live abbiamo tutta una serie di appuntamenti. Abbiamo previsti. Anche un'altra cosa, abbiamo Instagram. Ah, sì, lo cura lui. Se voglio vedere una foto, come faccio? Allora, dopo facciamo la foto qui. Allora. Questa persona curiosa che passa sempre. Perché la mia voce? Non è Antonio. No, quanto ci fa? Se questo è Antonio, invece, la persona di prima parlava. Dove è diverso? No, perché Antonio ha un intercalare che fra. No, non è questo. Quanto ce n'hanno? No, fra. Fra, quanto ce n'hanno? Giusto.
Ok, quindi in realtà appuntamenti live ne abbiamo uno. Ah, ecco, grazie per l'agendina. Qual è il primo dell'agenda? Io spero sempre che domani sera sono libero, non so che fare. Cosa posso fare di me? Consenta, figa. Scusa Roberto, sono stato lasciato dal mio ragazzo. Domani sono libero. Ma c'è una folla in questo studio. Non ho nemmeno le mie cose intime. Sono proprio libero, sono scelta. Sono liberissima. Allora è l'occasione giusta. È l'occasione giusta per venirci a sentire in concerto dal vivo, giovane ragazza. E anche tu, giovane ragazzo appena lasciato. Domani, venerdì 1 aprile, avremo una serata al Queste a Bash, Largo San Giovanni Maggiore a Napoli, centro storico. Non è un pesce d'aprile, nonostante sia un 1 aprile. Sarà la serata in cui battezzeremo questo disco dal vivo su un palco. C'è un sacco di sorprese. No, sorprese, no, nel senso ci saranno pezzi nuovi, pezzi vecchi, pezzi questi qua che avete sentito. Ci saranno due amici cantatori che apriranno il concerto, che sono Gigi Graziano e Giacomo Palombino, che è passato in questi studi e sento la sua aura potentissima. Sì, ma è ricciata, mamma mia. E poi vabbè, durante il concerto ci saranno una serie di sorprese, poi vecchi amici che verranno alla ribalta. Roberto, devo mettere le mutandine per forza. A questa domanda risponde il nostro chitarrista Roberto Trigari. No, guarda, noi ci sentiamo liberi, ci piace, ci piace metterci comodi. Dress code, dress code, no sleep. Altre date? Il 12 aprile non c'è Sannini. No, altre date. Quali abbiamo... fatti miei sono quelli. Che ne so. Allora, altre date abbiamo il 21 aprile saremo ancora una volta a Napoli, a Via dei Tribunali, per una serata intima, così un po' più acustica. Il 22 aprile saremo a Salerno, al Mumble Rumble. Mumble Rumble. No, siamo stati sgridati. Siamo stati sgridati, non si chiede pronuncia. Mumble Rumble. Perché richiama il fatto del fumetto Mumble. Di cioè, quindi quando abbiamo visto... Sono sempre andato... In... Vabbè, io sono sgridato proprio dalla proprietaria. Dalla proprietaria. Sì, proprietaria, non lo so. Mumble Rumble. Quindi saremo al Mumble Rumble. Ma il loro locale. 23 e 24 saremo a Eboli per il festival dei Baskers lì in città. 25 aprile saremo alle Grotte di Pertosa per un live. Guardatevi la sciarpa, se venite. Fa freddo, è umido. È un po' umido. Vabbè, però stiamo parlando il 25 aprile, festa, liberazione, come uno si. Antonio sta cercando. C'è scritto Macio Pavone. Ma. Ah, allora no. Sì, qui c'è un punto interrogativo. Poi qui c'è un punto interrogativo piuttosto rosso. Però va bene, linea di massima dovrebbe essere un punto esclamativo. 29 aprile saremo a Roma a presentare il disco a Trastevere. Che bello. E poi vabbè, a maggio si ritorna a Napoli, tante belle cose. Domenica prossima c'è la Madonna dell'Arco, se volete. Tante cose da fare. Ah, perché lui suona con la Madonna dell'Arco, il jazzista qua. Maestro. Vabbè, no, non diciamo. A noi interessa solo quando suoni nei Roberto Ormagna. È chiaro, ma pure a me sostanzialmente. Allora, la nostra puntata purtroppo è finita. Posso dire una cosa sulla... Sempre all'ultimo minuto, sempre, sì, ogni puntata io dico, sta per finire, posso dire l'ultima cosa? Fa le domande migliori, però. Grazie, grazie, mi dicono tutti, però. L'ingegnere non metterà mai più piede. Io non posso entrare. Io non lo direi mai, cioè... Non è genere. Nell'occasione di dire certe cose di Lanzertani. No, volevo ricordare agli amici casertani, nel caso qualcuno sta ascoltando, che domani, 1 aprile, all'Officina Teatro San Leucio c'è il release party degli Yellow Davis. Sono stati qui a febbraio. Cioè, non hanno capito, io ti faccio complimenti e tu mi fai la pubblicità per le band delle quali noi ci facciamo una festa. La prossima volta impari a venire con Travis. Sono le pullman, venite a Napoli, non andate. È vero. Tra l'altro sono pochi posti rimasti. Ma quel che stai più simpatico. Più simpatico, voi invece state sul pullman, invece andate con questa cosa veramente te la dico, era fuori 50. Allora. No, comunque se volete i ragazzi presenterò l'EP Tales from the Shore, di cui abbiamo parlato pure quando sono venuti di qui. Ci saremo quindi anche noi. Voi no, purtroppo. Però insomma, se bisogna supportare tutta la musica differente è meglio supportare tutti, direi. Però non è lo stesso giorno in cui suonano i Roberto Ormagni. Bravo. Perché quindi suonate domani. Vabbè, diciamo in realtà dovete sapere che uno dei due è uno scherzo d'aprile. Quindi vediamo quale. Scoprite qual è il concerto vero. Intanto ci dovete andare per scoprire, quindi.
stiamo, è vero, domani ci sono tanti bei concerti che non vi dico, perché bravo, dovete andare dai Roberto Ormanni e il Quarter, perché presentano il primo EP. Lunedì è il mio compleanno, chi vuole ad Avellino, io lo dico sempre a tutti i musicisti. Domani Francesca viene, no? Vabbè, ma comunque noi guarda, siamo per, cioè, mo lascia il pubblico di Caserta, è un pubblico di Caserta, passiamo a Caserta, i napoletani mi vanno, io casertani non li voglio. Ah, e questo ci siamo tagliati in mezzo pubblico. Chiudiamo qua, sta finendo malissimo questa. Allora, terza classe Gioia, riprendo un attimo le redini della situazione. Ascoltate, ascoltate Roberto Ormani e il Quartet, perché sono bravi musicisti. So, poi ci stanno i testi di Roberto, che secondo me, secondo il mio modesto parere, è uno dei migliori cantautori in Campania. Quindi ascoltateli, sono bravi. Questo è il mio. Fatemi un applauso. No, me lo merito. No, sei di nuovo la conduttrice preferita. Non ti eccitare col tablet in mano, però. Cioè, c'è infelinanzia. Quindi dobbiamo ricordare che la replica di questa puntata dovrebbe andare in onda domani alle 11, però ve lo dico che casomai perché l'abbiamo chiamato tutti i parenti che teniamo e abbiamo detto venitevela a vedere, sentite alle 11, se no succede un bordello. Però caro, caro. No, no, no. Io ho messo, lasciamo stare. Allora, però nel caso in cui non andassi in onda alle 11, io domani mattina mi rovinatemi. Io domani fammela chiudere bene, mi sto puntando per piacere. Alle 11 di mattina. Di mattina. Però casomai non andasse in onda, io domani mattina ti faccio trovare il podcast su YouTube, puoi ascoltarlo qua, perché la replica una volta che viene in onda alle 11 poi passa, invece il podcast su YouTube sta là, lo puoi sentire per tutta la vita. Come dice quello che abbiamo detto oggi, sta la terza classe lo saprà per sempre. A 20 anni si fa un giro su YouTube su Radio Baiano Torino, Brucianese, Caserta, terza classe. E soprattutto, quindi basta che andiate sul canale YouTube di Radio Baiano, alla playlist Indifferenti troverete il podcast intervista ai Roberto Ormani e il Quartet. Invece se andate nella playlist live a Radio Baiano troverete i video live dei Roberto Ormani e il Quartet che hanno suonato stasera. Devo ricordare anche che il mese di marzo è finito, noi torneremo e che lunedì è il mio compleanno, quindi chi vuole venire a casa a portarmi un regalo io offro da mangiare. Ma che c'è allora, venite anche a suonare, mi fate come regalo che suonate, mi sta pure bene. Questo cioè, non ci interessa. Io volevo quando ce n'è, capito? Volevo dire che ad aprile vi do un po' di nomi sparsi, poi le date le vedrete sulla pagina. Saranno con noi i seguenti gruppi: Coma Berenices, fate uno che ritornano con l'EP, Kafka sulla spiaggia, Isole Minori Settime, e poi voglio anche un Ola, anche un Ola per la festa. Ma che fa è la festa? Ah, bravi, 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 è il mio gruppo preferito. Le ho sentiti ovunque su YouTube, impazza. Non è il mio compleanno. La festa. Questa puntata è stata un delirio, però. Chiudiamo altrimenti io non li posso caricare. Però li adoro. Ascoltate e comprate l'EP di Roberto Ormani e Quartet. Noi dobbiamo chiudere. Vi mandiamo la nostra sigla. Grazie, ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Vai Fresca, vai con la sigla. Prima che moriamo asfissiati. Non ce la puoi fare, Francesca. Aspetta, ragazzi, ciao.